Oggi sono qui al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali non solo per il doveroso e sentito saluto ai colleghi che mi hanno accompagnato in questi 7 anni di governo accademico, ma anche per ribadire attraverso la manifestazione che vi si svolge la importanza e la centralità delle azioni di cooperazione internazionale, che coniugano solidarietà civile, impegno culturale e allargamento degli orizzonti e dei confini culturali dell'università e delle istituzioni di cultura.